mi disse che cosa vuol fare in Tunisia. Ma dico, in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice, voi non farete la raffineria, dice, perché la faremo noi. Noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle sette sorelle. E gli dissi, molto umilmente gli chiesi, cosa ne pensa se invece di farli in due, se si facesse in tre? Disse no. E allora io a questo momento tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere. Lo guardai, li cancellai e gli dissi, ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci. Però dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita, perché noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare. E non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. E a questo punto ci lasciamo. Io dissi al giovane ingegnere che mi accompagnava, dico, se lo ricordi, ho visto che egoismo terribile, ma impotente, se lo ricordi per tutta la vita. In quel momento incominciò per la Tunisia, come era già successo in Marocco, nel Ghana, in Sudan, una lotta terribile, senza esclusione di colpi. Io ho visto insieme d'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forze, poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei. E tutto questo porterà naturalmente per il nostro paese, anche per la collaborazione economica e politica, porterà dei vantaggi. Agosto 1961. L'agenzia diplomatica, in un suo dispaccio di ieri, dà notizia di un articolo che verrà pubblicato dal settimanale Il Punto nel suo prossimo numero. In tale articolo è rivelato che l'ingegnere Enrico Mattei, presidente dell'ENI, è stato minacciato di morte dalla OAS, l'organizzazione clandestina francese di estrema destra. A quanto risulta, l'ingegner Mattei ha ricevuto nei giorni scorsi una lettera firmata da questa organizzazione, nella quale si afferma che nei confronti del presidente dell'ENI e di tutti i membri della sua famiglia è stata pronunciata una condanna a morte. La lettera, inviata dall'OAS all'ingegner Mattei, dice testualmente: «Signore, da qualche tempo i nostri servizi ci informano che voi svolgete attività antifrancesi in Oriente e nel Nord Africa, per quanto riguarda il petrolio. Così abbiamo appreso che vi siete accordato con Ferhat Abbas per dei sondaggi petroliferi nel Sahara, in caso di indipendenza. L'appoggio che avete dato alle rivendicazioni di Bourguiba nel Sahara e il vostro impegno a costruire una raffineria di petrolio alla Skhira non sono estranei agli ultimi fatti di Tunisia. L'OAS, di cui avete certamente sentito parlare e di cui conoscete certamente i mezzi usati nel liquidare i disturbatori, ha il piacere di farvi conoscere le decisioni che vi riguardano e che sono state prese in una riunione riservata a Parigi. Sono considerati come ostaggi e condannati a morte il commendatore Enrico Mattei e tutti i membri della sua famiglia. In ogni modo, questa decisione verrà eseguita soltanto se Enrico Mattei continuerà le sue attività antifrancesi anche dopo il nostro avvertimento. Un nostro emissario parte in questi giorni per Roma con il compito di predisporre l'attuazione dei nostri ordini nel caso in cui non cessiate le vostre attività sovversive. L'OAS è costituita da vari gruppi di estrema destra che si fusero dopo il fallito tentativo del push dei generali di Algeri. Scopo dell'organizzazione è di proseguire la lotta per l'Algeria francese. L'attività svolta è essenzialmente terroristica e si sviluppa su un'impressionante serie di assassini e di attentati.
Intrecci e legami con le alte sfere della finanza e dell'esercito francese hanno permesso finora all'OAS di eludere ogni inchiesta o altra azione repressiva, benché siano ormai centinaia gli attentati commessi in Francia negli ultimi 3 anni. 4 agosto 61. Mentre la polizia prosegue la sua sorveglianza nei confronti dell'ingegnere Enrico Mattei e dei suoi familiari, alcuni giornali romani mettono in relazione la lettera minatoria con la recente visita in Italia del colonnello francese Lacheroi, noto esponente del Push algerino. Costui, secondo notizie pubblicate da taluni giornali romani di stamane, notizie che la polizia non conferma né smentisce, si sarebbe trattenuto a Roma e in altre città incontrandosi con molte persone e impartendo disposizioni a nome dell'OAS. Lacheroi, a quanto si sa, sarebbe giunto a Roma il 31 luglio scorso, proveniente da Madrid, sotto il falso nome di Rempal Hughes, industriale. 10 gennaio 1962. Il servizio del controspionaggio italiano è all'opera per scoprire gli autori del sabotaggio che avrebbe dovuto costare la vita all'onorevole Enrico Mattei, presidente dell'ente italiano Idrocarburi. Carabinieri in borghese e in divisa piantonano l'albergo in cui Mattei alloggia e l'ufficio di Via Tevere. Sorvegliano e verificano le sue auto e tutto quanto viene a contatto con il presidente dell'ENI. Il reparto scientifico del controspionaggio sta esaminando il cacciavite ed il nastro adesivo trovati domenica nella parete interna di uno dei reattori dell'aereo personale di Mattei, a bordo del quale egli avrebbe dovuto raggiungere Rabat in Marocco per partecipare con il presidente del Consiglio Fanfani e il ministro degli Esteri Segni alla cerimonia inaugurale della raffineria Samir di Mohamedia. Il piccolo oggetto è stato trovato mentre un collaudatore stava effettuando le prove dei motori all'aeroporto dell'Urbe in vista della partenza per il Nord Africa. L'aereo è un piccolo ma veloce bireattore del quale l'ingegner Mattei si serve per i suoi frequenti e rapidi spostamenti da un punto all'altro dell'Italia e dei paesi del Mediterraneo. Domenica mattina il collaudatore rinveniva attaccato con un robusto nastro adesivo ad una parete interna di uno dei reattori, un cacciavite. Se l'oggetto, come era nelle intenzioni degli attentatori, fosse stato succhiato dai motori mentre l'aereo era in volo, si sarebbe verificata sicuramente un'esplosione che avrebbe causato la morte di quanti vi erano a bordo. Chi ha portato a termine il gravissimo tentativo di sabotaggio? L'estate scorsa, l'ingegner Mattei ricevette una lettera minatoria da parte dell'OAS. La lettera fu consegnata a Mattei dal suo stesso segretario, insieme alla posta del mattino. Il presidente dell'ENI però già sapeva che sarebbe stato oggetto di un attentato, perché pochi giorni prima la Presidenza della Repubblica gli aveva comunicato, dopo averlo convocato al Quirinale, che il suo nome era nella lista dei condannati a morte dell'OAS. L'ingegner Mattei è accusato dai francesi di manovrare per assicurarsi il petrolio del Sahara quando l'Algeria avrà conquistato la sua indipendenza. Chi può aver materialmente messo il cacciavite nel reattore? È difficile poter individuare se una persona estranea è entrata nell'aeroporto, perché esso è aperto al pubblico ed è inoltre il campo dell'Aeroclub di Roma. Sono stati gli stessi carabinieri in servizio all'aeroporto ad avvisare il controspionaggio del gravissimo episodio. 28 ottobre 1962. L'ingegnere Enrico Mattei è morto ieri sera in una sciagura aerea alle porte di Milano. Il suo aereo personale, un bireattore con la sigla MS760, è precipitato nelle campagne di Bascapè, in provincia di Pavia, disintegrandosi e prendendo fuoco. Con il presidente dell'ENI hanno perduto la vita il suo pilota personale, Irnerio Bertuzzi, e il giornalista americano McHale. Le cause della sciagura non sono state ancora accertate. L'aereo aveva perduto il contatto con la torre di controllo di Linate alle 18.55, 2 minuti prima dell'ora fissata per l'atterraggio. L'ingegner Mattei aveva trascorso la giornata in Sicilia, dove aveva visitato il giacimento di metano di Enna, insieme con il presidente della regione siciliana, onorevole D'Angelo. Il suo aereo era decollato dall'aeroporto catanese di Fontana Rossa,
alle 16:57, diretto a Milano.